La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 13 luglio, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. C'è la nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il Messaggero. Diktat Unione Europea-Grecia nell'angolo, nessun accordo tra i leader, ultimatum di Bruxelles. Riforme entro mercoledì o siete fuori dall'euro. Tsipras, condizioni umilianti. Merkel vuole Atene sotto tutela della Troica. Scontro Schäuble-Draghi. Il focus giustizia, pensioni, fisco, lavoro, ecco le misure per evitare il Grexit. Il retroscena, Renzi, basta tavoli franco-tedeschi, format fallimentari. Taglio centrale, estate rovente, da mercoledì nuova ondata, venerdì il picco, torna il caldo africano, scatta l'allarme. Nucleare, Teheran annuncia l'intesa, gli USA siamo vicini, l'Iran festeggia, ira di Israele, pace a rischio. Taglio basso, Caserta, 4 morti, lite tra vicini per un parcheggio, agente stermina un'intera famiglia. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'euro ultimatum ai greci, lo scontro, ultima chance per evitare l'uscita di Atene. Passiamo alla Puglia, l'inchiesta, consorzi di bonifica, quei carrozzoni inutili e succhiasoldi, tutti perché della rivolta degli agricoltori. Taglio basso, Ruffano, muore dopo 3 interventi, un'inchiesta della Procura, Marcello Bisanti era un dirigente di volley. La Gazzetta di Lecce, trivella il muro dei sindaci, subito un vertice col ministro, in caso contrario marceremo su Roma. 22 primi cittadini del Salento hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Italia Nostra e dal comitato No Trivelle, capo di Leuca. Taglio centrale, Ruffano, Marcello Bisanti, 56 anni, muore dopo 3 interventi, la procura apre un'inchiesta. Taglio basso, rifiuti, ecotassa, è necessario un accordo coi sindaci, centrodestra in campo dopo la decisione del TAR di Lecce. Nuovo quotidiano di Puglia, 10 ore in barella, muore, autopsia per chiarire le cause del decesso di un galatonese, morte sospetta anche Alfazzi, indagini. Al centro, niente trivelle nel mare del Salento, i sindaci salvano il sit-in di Leuca, no al petrolio, mercoledì manifestazione interregionale a Policoro. Al centro, sulla sinistra, esuberi in provincia, via a 86 trasferimenti, pronta la mappa con le destinazioni dei dipendenti. Taglio basso, la guerra dei prezzi, caro ombrelloni, Gallipoli, esempio tra le star, poi lo sport, il Lecce prepara il ritorno del difensore Schiavi, settore giovanile, il responsabile è Alberti. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, il caro ombrellone risparmia il Salento, ricerca del sindacato balneari, tra le regine dell'estate Gallipoli è la località in cui la spiaggia costa meno. Alfredo Prete, clienti sono risorse e non polli da spennare. La riforma ai tagli, esuberi in provincia, 86 trasferimenti negli uffici regionali, scatta il piano del personale, salvi i dipendenti di 4 settori in 78 verso il pensionamento. L'altro fronte, troppi errori dal governo, non toccate i nostri agenti. Il presidente Gabellone boccia le norme del ministero e dice noi sindaci, quelle unità servono a noi. Statale 16, il cantiere infinito, terza estate con lavori e il mare di Otranto diventa un miraggio, corsie ristrette, zigzag, rondò e lunghe code, da maglie 45 minuti per pochi chilometri. Ed infine lo sport, mercato, pronto il primo colpo e Lecce punta Schiavi, per l'esperto difensore si profila il ritorno nel Salento e poi un gradito ritorno, Alberti, responsabile del settore giovanile. Termina qui la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, rimanete con noi perché tra poco c'è TG News 24, a tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...